Sono arrivati a bordo di un trenino colorato nel castello di Hogwarts, dove ad attenderli c'era tutta la magia di Harry Potter. I ragazzi della seconda A della scuola primaria Raffaele Paolucci di Casalbordino, vincitori del concorso nazionale Scrittori di classe, la magia del fantasy, storia di amicizia, lealtà e coraggio. Grande gioia per Maria Concetta Moretti, direttrice del Conad di Casalbordino, e l'insegnante Roberta Pesce. Siamo super, ma super felici di festeggiare la classe seconda della nostra scuola primaria, scuola senza zaino, che ha vinto il concorso nazionale di scrittori di classe promosso da Conad. È un successo importantissimo perché l'ha vista competere con 27.106 classi, quindi un risultato eccezionale che è stato possibile grazie al supporto delle famiglie, degli insegnanti magici che hanno supportato la loro fantasia, i dirigenti scolastici che hanno permesso questa realizzazione e anche i nostri collaboratori che ci hanno permesso di vivere questo giorno così fantastico. Il Conad ogni volta ci fornisce del materiale molto originale e importante per la didattica, e quindi questa volta ci ha fornito degli incipit diversi e a noi è toccata la lealtà. Quindi abbiamo lavorato con i bambini proprio su questa parola molto importante ed è venuta fuori questo racconto intitolato Una pianta molto vorace, quindi la storia di una bambina che mente alla sua preside, ma poi si rende conto che effettivamente la lealtà, quindi la sincerità, è il dono più bello. Allora bimbi, vi chiamerò uno alla volta. Così il cappello parlante in un istante vi dirà dove andare per diventare un mago eccezionale. È il successo di un'intera comunità, hanno sottolineato il vice sindaco di Casalbordino Carla Zinni e l'assessore al turismo Paola Basile, presenti all'evento. Felicissimi i bambini che si sono divertiti anche con lo spettacolo di Frate Mago. Eh sì, perché lei è venuta qui e si era portato da casa un mazzo di carte. Fategli un applauso, la signora. Ma non è possibile.